Vedere la bellezza di questo posto, non solo guardare, che guardare vuol dire guardare in superficie e perciò cercare di appropriarsi di questa cosa meravigliosa, perciò strappano i gigli marini, si portavano via la sabbia per potersi appropriare di questa bellezza. Ma quando tu invece la bellezza la vedi in profondità e tu ti senti compenetrato da questa bellezza che ti entra nell'anima, nel cuore, nei sentimenti, eccetera, non hai più bisogno di appropriartene con le mani, perché ce l'hai già dentro. A un certo punto ho detto mi sono stancato e vado a cercarmi un'isola deserta in Polinesia e assieme a un gruppo di amici volevamo partire andare in Polinesia a cercare un'isola deserta in cui ricominciare una vita. Era un po' un sogno, un'utopia, eccetera, però insomma a quel tempo mi sembrava realizzato. Ho moltissimi amici che sono quelli che non tradiscono mai, che sono i libri. I miei amici più fedeli sono i libri. Io leggo moltissimo d'inverno. Evidentemente d'inverno le giornate sono cortissime perché devi uscire la mattina verso le 8:30 perché prima è buio e devi rientrare in casa verso le 4:15, 4:15, 4:30 perché dopo è buio e perciò passi per la maggior parte delle 24 ore le passi in casa. Io sto bene con la gente, parlo con la gente, sembra quasi che la gente stia bene con me, però sto bene benissimo anche da solo. Io non ho paura della solitudine. La solitudine, secondo me, è la paura appunto di riconoscere quella brutta cosa che siamo anche.